Boom, amici di un pad per due, bentornati oggi con questo nuovo video. Noi vi vogliamo presentare una top 5 di momenti orrorifici che abbiamo trovato nei videogiochi. Ci saranno spoiler, ovviamente, quindi vi metteremo in scaletta i titoli e vedete voi se guardare o meno. Essendo un gioco horror, Fatal Frame Crimson Butterfly è ovviamente pieno zeppo di jumpscare, ma c'è stato un momento dove siamo veramente saltati dalla sedia. C'è un punto in cui ci ritroviamo davanti questo fantasma con il collo spezzato. E ragazzi, sarà l'atmosfera, sarà il fatto che non ti molla un attimo, che ti segue di continuo, sarà il fatto che lui ha continuato a sognarla per mesi Sacco e mesi. di tempo. Però, boh, quel fantasma in particolare ci è rimasto impresso e vi assicuro che meno male che non facevamo live su Twitch in quei momenti, sennò avevate tipo un video dove urlavamo tantissimo. Il secondo momento è uno risalente al 2014, quando ancora potevamo sognare di Sì. avere tra le mani il nuovo Silent Hill, grazie a Hideo Kojima e Guillermo del Toro. Purtroppo questo sogno è stato spezzato, ma anche la nostra mente è stata spezzata dagli attacchi continui di Lisa all'interno di PT. Era una cosa inquietante. Il momento in cui ci prendeva era chiaramente l'apoteosi, ma forse il momento ancora più spaventoso era vederla sulla balconata della casa, che ti fissava e intanto tremava, tipo così, cioè insomma, Madonna. continuava a tremare sempre. Però Madonna. chiaramente tu nel momento in cui stavi camminando per questa casa chiedendoti cosa stesse succedendo, ti voltavi, no, non ti voltavi neanche, tu andavi dritto a un No, no. certo punto, Tu, tu, forse, tu, tu. e lei ti prendeva così e ti guardava con questa faccia incazzata. Poi, cioè, all'inizio uno diceva anche, suo, cioè, perché con me, voglio dire, cosa ho fatto? E come se non bastasse, ultimamente qualcuno ha, diciamo, aperto il gioco nella sua interezza e ha scoperto, giocando un po' con la telecamera, che Lisa ci segue in realtà per tutto il gioco. Quindi. Diciamocelo, Silent Hill, che appunto non arriverà più, o forse arriverà, non lo sappiamo. Comunque, uno dei brand più belli di Konami che siano mai esistiti, purtroppo è andato un po' così perdendosi. Però una cosa non ce la dimenticheremo mai, ovvero il primo incontro con Pyramid Head. Ora, non so se esista un qualcosa di peggiore del vedere la propria paura, per quanto riguarda James Sunderland, un mostro non identificato in penombra attraverso delle sbarre che non può prenderti ma non si muove. Ragazzi, questo secondo me fa molta più paura di un mostro che ti viene addosso correndo. Cioè, tu arrivi in questo cunicolo e ti trovi davanti questa bestia, questo coso che sta fermo. E non fa niente. E tu sai che se l'hai visto, vuol dire che automaticamente dovrai affrontarlo. E già l'idea che prima o poi te lo troverai davanti, beh, questo vale praticamente tutta la paura che provi. Allora, chiaramente i momenti horror non sono solo in giochi antichi, ma anche in giochi moderni, come appunto Resident Evil Village, uscito quest'anno, e ha una particolare sezione di gioco, che forse è anche quella più bella Sì, di sì, tutto sì, il sì. gioco in sé, che è Casa Benevento. Wow. Non c'è in realtà un momento in cui Casa Benevento faccia più paura rispetto ad altri al suo interno, perché da quando si incomincia a vagare per questa casa c'è un'oppressione data dall'ansia. Questa stanza col manichino di Mia lì sul tavolo che si Madonna. muove, dopo un po' sparisce e c'è questa striscia di sangue. Cosa? Che cos'è? E appare questo neonato malvagio, Madonna, la pelle d'oca, Mimì, la pelle questo d'oca. mostro che dal niente ti assale, al di là del vedere Mia muoversi tra una stanza e l'altra, a un certo punto da dietro il vetro si sentono registrazioni, cose, ma questo neonato maledetto che vuole giocare con te, dimmi, e ti viene addietro. Era un verso raccapricciante, noi dovevamo nasconderci sotto al letto, insomma è stato un exploit Continua. di cose terribili che hanno surclassato di gran lunga il resto di tutto il Sì. gioco, perché al di là di quello qualcosina nel castello di Mitrescu di carino, ma poi per il resto beh. Ma Casa Benevento è stato sicuramente uno dei momenti più alti di tutto Resident Evil Village. Ok, devi Cavolo, andare no, 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 vai via, dietro. vai via, no, vai via, Ah! no, ma che schifo.
E da qui, ragazzi, si capisce se siamo troppo vecchi come noi o troppo giovani, nel caso non vi ricordiate Resident Evil 2. Come sapete è una saga basata sui jumpscare, comunque sull'atmosfera tutta horror, tutta paura, ma c'è un momento che mi rimase impresso da morire quando ero piccola. Per farla breve, per passare da una stanza all'altra, ovviamente Capcom e ai tempi PlayStation non riuscivano a supportare un caricamento velocissimo, perciò avevano messo questo escamotage dello schermo nero e porta che si apre. Quindi tu, nel momento in cui appunto passavi da un'area all'altra, eri bello tranquillo perché sapevi che era l'unico momento, a parte la save room, in cui non ti avrebbero attaccato. Invece, cosa hanno fatto? Nel momento di totale relax in cui tu probabilmente stai guardando il tuo DualShock, ti stai scaccolando o stai mangiando le tue patatine, nel momento in cui si apre questa porta, arrivano degli zombie direttamente nell'animazione. E questa cosa, ragazzi, veramente per l'epoca era una cosa iper innovativa. Infilare un momento di jumpscare in un punto in cui non doveva esserci. Quindi probabilmente Capcom ha dovuto risarcire un sacco di gente che si è soffocata, un sacco di gente che si è infilato il dito che stava utilizzando per le pulizie fin sopra il cervello, un sacco di DualShock lanciati contro la televisione. Insomma, ragazzi, quel momento lì, se l'avete giocato, non ve lo dimenticate, sicuro. Questi erano i 5 momenti, magari non più spaventosi in assoluto, ma che hanno avuto un certo impatto su di noi. Ma ce ne sono altri 3, ce ne sono altri 3 bonus che abbiamo voluto proporvi perché sono davvero interessanti. Magician. Cominciamo con CD Projekt Red. Lo so, l'hanno detto anche loro dopo Cyberpunk, ma ai tempi di The Witcher 3 ci sono delle chicche. E una in particolare ha a che fare con Doctor Who, quindi sfonda una porta aperta, perché noi amiamo la serie del dottore, abbiamo tutto del Doctor Who e quindi abbiamo amato anche questo easter egg in The Witcher 3. Praticamente andando a Lindenvale in una piccola cappella all'interno di un cimitero è possibile vedere fuori dalla suddetta due angeli di pietra. Entrando nella cappella e poi uscendo e tornando nel cimitero, gli angeli si volteranno guardando dove ci recchiamo noi. Yai! Che paura! Cioè, e quindi... Che analisi! Videoludicamente parlando, minchia che paura. Gli angeli, dicevamo, ci seguono nel momento in cui noi ci muoviamo, ma solo quando non li guardiamo. Quindi è una chiara reference a quelli che erano i Weeping Angels di Doctor Who, che erano molto più aggressivi, questi poveretti... Si limitano a girarsi dove andiamo noi, un po' si muovono, ma non ci fanno poi niente. Quindi è un omaggio a una fantastica serie che è una delle nostre preferite. Questo momento, ragazzi, ha segnato, secondo me, l'infanzia di moltissime persone, tra cui me e mio cugino sicuramente. Tomb Raider 1, ragazzi, questa ambientazione super realistica, i nemici più inquietanti sono lupi, tutto molto... vero, tangibile. A un certo punto entri in un'area e senti dei passi e ti ritrovi davanti un tirannosauro. Che tra l'altro, cioè, Lara è così, il tirannosauro è tipo così e tu non hai idea di che cavolo stia succedendo, ci sono dei dinosauri, che gioco è, perché è successo, e questo ti corre incontro, partono i velociraptor. Ragazzi, uno spavento terribile perché è veramente inaspettatissimo. Poi non esisteva niente, non esisteva internet, quindi tu non avevi idea che ci sarebbe stata questa svolta assurda. E quindi ti ritrovavi a scappare davanti a questo T-Rex inaspettato, spaventosissimo, enorme, che se ti prendeva ovviamente ti apriva a metà. Ultimo interessante bonus che ci ha spaventati quando eravamo dei piccolini: con i nostri Game Boy in mano noi si andava a Lavandonia in Pokémon rosso piuttosto che blu. Io avevo il blu perché ero fico, lei aveva il rosso perché non era fica. Ma la cosa brutta è che davanti alla torre di Lavandonia c'era questa bambina che ti chiedeva: credi nei fantasmi? Nel rispondere no alla bambina, lei diceva: vabbè, immagino di no, quindi quella mano sulla tua spalla non è reale, suppongo non sia reale. Ok, ora è chiaro che a 20 anni, 30, quelli che sono, uno lo legge e dice: beh, cioè, dialogo.
Ok, però voi dovete capire che noi avevamo 7 anni, sì, quando sapevamo queste tipo... cose. E quindi leggersi la bambina che ti dice quella mano bianca sulla tua spalla non è reale, che paranoia subito. Tutti i bambini così. Fantasmi ovunque. Poi la Vandonia sicuramente non aiutava, perché non è che fosse proprio Gardaland la Vandonia. E questi erano i nostri 5 momenti più inquietanti della storia dei videogiochi che abbiamo provato sulla nostra pelle, più i 3 bonus di giochi che non sono horror, che però comunque ci hanno fatto cagare addosso. Grazie mille per aver visto questo video, vi ricordiamo di iscrivervi per vedere altre top, altre recensioni, altre analisi, altri gameplay, altro tutto. Grazie mille per aver visto questo video, vi aspettiamo sia qui sia sul canale Viola lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 21:30.